Associazione Terzo Millennio. La iniziamo nel 1999 come momenti musicali della domenica mattina del mese di giugno e adesso la stiamo continuando nei concerti. Allora, prima di iniziare vorrei dare a meno delle perché di una scelta di ricordare l'amico Lorenzo. Dovete pensare che l'associazione da alcuni anni ha fatto un ragionamento un po' particolare. Ha pensato di ricordare tutte le persone che hanno avuto un risvolto nel sociale, cioè nel senso che hanno mosso la cultura, che hanno mosso la letteratura ed altro. E iniziamo proprio grazie a Lorenzo con ricordare Camillo Paturzo, che nessuno conosceva, che era un metese. Adesso tutti se lo ricordano, ma nessuno si ricorda che chi ha parlato per primo su Camillo Paturzo fu l'avvocato Renato De Angeli, e chi scrisse per primo fu proprio Lorenzo Piras su Peninsula. E quindi da allora abbiamo continuato con Tommaso Di Prisco l'anno scorso, che abbiamo ricordato, e quest'anno Lorenzo. Perché è un concetto molto, credo che sia interessante. Per me la società è come una grande, anzi non solo per me, ma per tutti i componenti dell'associazione, è un grande muro. E ogni muro è fatto di tanti piccoli tasselli, che siamo noi. E allora è bene, è importante ricordare quelle persone, iniziare a ricordare prima le persone che hanno dato qualcosa a questo grande muro, e quindi ricordare le persone che umilmente, come era Lorenzo Piras o come era Tommaso, e si mettevano, lo dicevamo prima con Mimmo Cinque, Lorenzo si sarebbe messo in fondo a tutto, non sarebbe mai salito qua sopra, cioè sempre si sarebbe seduto in fondo perché per paura di mostrarsi, però quante cose ha fatto, pensate solo nel campo della musica, e per questo c'è un concerto, aveva lui creato Meta Marinara, perché tutti pensano che sia soltanto stato una grande manifestazione di esposizioni di quadri, ma invece fu anche una presenza di musica, con il famoso trombettista Rossi, il di allora, non so se vi ricordate, con i Camaleonti, con Toto Cutugno, quindi personaggi che negli anni 75, 76, 77 hanno dato un grosso significato musicale, anche se di un settore della musica leggera. Non sapete, ma Lorenzo aveva una collezione di libretti di opere liriche ben conservati, di dischi di canzoni napoletane e di spartiti delle canzoni napoletane molto curate, antichi. Pensate che uno dei libretti risaliva a 1860, edizione Ricordi. Per questo stasera abbiamo anche un momento musicale, non solo un momento di ricordi, ma anche per rendere anche la serata più leggera. E allora abbiamo qua il piacere di avere prima di tutto l'assessore e poi il sindaco. Quindi chiamo la collega, la dottoressa Cilento, a portare il suo saluto a questa iniziativa, e la ringrazio perché è un significato importante. Lorenzo sarebbe stato contentissimo, anche il sindaco sarebbe stato contentissimo della vostra presenza. Tra l'altro, il sindaco ha partecipato anche alle foto che Peppe faceva prima, Peppe Giuseppe Galantino. Mettiamoci qua pure sì, i microfoni, e Giuseppe Galantino, e poi su volere Pino, il fotografo. E poi Peppe 105 alias Giuseppe Coppola, che stasera ci onora della sua presenza. Prego. Grazie Mimo. Buonasera. Non sono parole di circostanza, ma è veramente un grande piacere essere qui e partecipare,
essere insieme alle persone che hanno conosciuto, frequentato e Lorenzo Piras e hanno attinto da lui qualcosa. Qualcosa di importante che è rimasto, tant'è che siamo qui stasera a parlare di lui e quindi continua a seminare quello che ha dato nei locali della sua tipografia, quando aveva tante persone, tanti amici giovani intorno a sé. E parleranno di lui appunto le persone che l'hanno conosciuto, che l'hanno frequentato, che hanno avuto la fortuna appunto della frequentazione quotidiana. Io come assessore alla cultura devo dire che c'è chi è un po' pessimista oggi riguardo alla cultura, riguardo non ci sono più gli uomini di cultura di una volta, non ci sono più i luoghi per fare cultura. Io ritengo che non ci sono luoghi con un'esclusiva e precipua destinazione alla cultura, tant'è che si può fare cultura e la storia ce lo insegna dappertutto, nei più importanti fermenti culturali, letterari, politici sono nati nei caffè, nei salotti, nei sottoscala, quindi non è importante avere il centro culturale, il centro dove alberga la cultura la fanno gli uomini. E quindi noi siamo fortunati ad aver avuto tanti uomini di cultura a Piano e ancora, perché il mio ottimismo sta proprio nell'osservare quante associazioni culturali ci sono a Piano. Associazioni che, ecco, come appunto quella del dottore Mollica, che ricorda i mattoni importanti, quelli che hanno fatto le basi di questo bel muro, questa immagine mi è piaciuta molto, e che con lo studio e con la valorizzazione delle nostre tradizioni, del nostro territorio, fanno cultura. Quindi ringrazio tutte le associazioni del territorio, ringrazio l'amico Mimmo Mollica, ringrazio quanti stasera parteciperanno con le loro testimonianze al ricordo di un grande uomo. Grazie. Buonasera a tutti. Oggi diciamo ricordare Lorenzo Piras è qualcosa che a cui diciamo la nostra comunità è quasi un atto doveroso per quello che lui ha fatto nel corso degli anni, e quindi per questo voglio ringraziare il presidente Domenico Moro dell'associazione Terzo Millennio, nel corso degli anni creando nella sua tipografia la moderna Via delle Rose un vero e proprio centro di aggregazione, centro proprio culturale aperto a tutti, senza nessun indirizzo politico, dove andavano molti giovani, che attualmente alcuni di loro sono diventati anche giornalisti importanti. Abbiamo qui stasera Fabrizio D'Esposito, del Fatto Quotidiano, che saluto, che è nato lì, a Via delle Rose, insieme a Lorenzo. Mi legano anche dei ricordi particolari, perché poi quando avevo la tipografia ero ragazzino, spesso andavo, perché ero molto amico di mio padre, quindi andavo lì insieme a papà, e lui fa manifesti per varie attività commerciali, poi aveva dei cataloghi, diciamo, in cui c'erano delle mostre di pittura, poi c'era Fotopino che faceva stava raccogliendo le foto per la città, e quindi infatti ha creato due cataloghi importanti che rappresentano proprio quella che è la storia di Piano di Sorrento, con le foto insieme a Fotopino, insomma ha fatto veramente qualcosa che poi è rimasto. Tra l'altro sono i documenti introvabili, nella nostra biblioteca ce l'abbiamo, ma ogni carottese ce l'ha nella sua biblioteca, nel suo cuore. Quindi era veramente un luogo importante la sua tipografia, ma poi ha creato anche dei movimenti qui a Villafondi, delle manifestazioni importanti, era corrispondente del Roma, quindi giornalista a 360 gradi, sempre seguiva
il suo territorio, infatti era direttore pure di una mensile peninsulare, proprio della penisola sorrentina, era un critico d'arte ma anche un critico politico, indipendentemente da chi ci fosse, al governo della città, al governo della nostra Italia, lo faceva sempre con quella sua, diciamo, eleganza, educazione, parlava poco, però era molto, diciamo, accogliente quando andavi nella sua tipografia, l'accoglieva sempre con un sorriso. E questo stesso sorriso, poi, diciamo, l'ho incontrato da ragazzino, ci siamo visti poi qualche volta, a fare quel brindisi di fine anno, dove c'erano tutti, praticamente, maggioranza, opposizione, cittadini comuni. Cittadini che venivano anche da altri comuni della penisola, e c'era questo brindisi che era benaugurante per la città, per tutti. C'erano i suoi amici, sempre gli artisti della nostra città, ricordo Salvatore Cinque, voglio dire, ed altri, Ancatore, Calini, insomma, c'erano tutti che partecipavano, oltre a personaggi, ripeto, della politica locale. Poi, diciamo, ho avuto modo di stargli vicino anche nell'ultimo periodo, dove la sua veramente serenità, la sua calma, perché era una persona tranquilla, mai una parola fuori posto, l'ha portato con sé fino alla sua dignità Ora di voglio mettere la persona, l'ha vista. portato con sé fino alla fine. Ricordo che, insomma, raccontavo più o meno come andavano le cose, e lui, diciamo, ascoltandomi sempre col sorriso, diceva: va bene così. Ripeto, è giusto ricordarlo, perché sono quei cittadini che hanno lasciato comunque il segno nelle persone che l'hanno frequentato, con cui sono cresciuti, e quindi la presenza qui di tutti gli amici e anche dei giornalisti che sono nati con lui, nel testimonianza. Quindi veramente un saluto a Lorenzo, che sicuramente ci sta ascoltando, e grazie a voi per aver organizzato questa cosa.